Allora, buonasera, benvenuti a tutti quanti. Questa sera parliamo di modellazione di prop e confezionamento delle loro UV. Prop intendiamo un oggetto 3D che tendenzialmente va a relazionarsi con un character, sostanzialmente. E questa sera vediamo una spada, non il braccio perché non abbiamo fatto in tempo a farlo. Una spada che è stata fatta durante il modulo di prop da un ragazzo del Master di Arte lo scorso Master. Allora, affrontiamo la prima fase di analisi e comprensione del prop che ci arriva, perché noi, cioè chi modella, è colui che traduce delle forme, delle proporzioni, dei significati visivi che il concept artist dà come disegno, anche impreciso volendo, anche rapido, deve essere giusto per comunicare. Noi siamo quelli che dobbiamo dargli una forma coerente e capire se ci sono no, malfunzionamenti, se ci sono determinate funzioni che il prop deve poter fare. Facciamo subito l'esempio con questa spada. Vediamo subito che allora, è composta da tre elementi principali, la lama, l'elsa e gli ingranaggi. Gli ingranaggi sono sdoppiati e dalle altre reference che il concept artist mi ha consegnato, capisco che questo ingranaggio si sposta, ha con sé vincolata la lama della spada e può ruotare attorno al perno di questo ingranaggio. Quindi dovrò tenere conto durante la modellazione del fatto che il mio modello dovrà essere in grado di compiere questi movimenti senza compenetrazioni e schifezze varie. Dobbiamo essere in grado di conservare le proporzioni e le forme proposte dal concept artist, aggiustandole dove serve. Allora, ho subito un vuoto mentale, molto bene. Va bene, partiamo immediatamente con il dire che ci posizioniamo le nostre immagini di reference front e side. Allora, front e side sono tendenzialmente i due disegni fondamentali di cui abbiamo bisogno. Nel caso appunto di funzionamenti particolari tipo questo, ci vengono allegati, insomma, separatamente. Vediamo anche che vi faccio già vedere il modello che ho finito, poi andremo a modellarne una parte. Vi faccio vedere che, se notate, l'oggetto che io ho modellato è un po' diverso rispetto al concept iniziale. Perché? Spostiamoci subito inside, dove c'è, diciamo, la questione principale che ha determinato alcuni cambiamenti. Allora, vediamo che l'else, dobbiamo partire analizzando le forme del nostro prop, perché le mesh che noi andiamo a creare, appunto, non devono ostacolare i movimenti che il nostro prop deve poter fare. Vediamo che i problemi principali potrebbero essere, ad esempio, qui, in questo punto, in questa prominenza, diciamo, dell'elsa che sporge verso l'esterno. L'ingranaggio che sorregge la lama, appunto, si sposta all'esterno. Vedo che qui, tra l'altro, c'è anche il perno dell'altro lato dell'elsa. Ok? Questi due potrebbero essere potenzialmente un problema per la mia rotazione. Infatti, se io non avessi previsto, quando ho modellato questo prop, un movimento sufficiente dell'ingranaggio verso l'esterno, ok, e avessi permesso una traduzione tipo fino a qua, o avessi fatto l'elsa più sporgente, più scalata sul suo asse Z, diciamo. Nel momento della rotazione della spada, che devo poter garantire come da concept,
avrei avuto una compenetrazione che non si vede perché l'ho tirata troppo in avanti. Ok. Devo pensare a tutte queste cose, devo dare la possibilità al modello di svolgere tutte le sue funzioni, anche giusto quanto basta perché non ci siano compenetrazioni, non ci siano problemi di ogni di qualsiasi tipo. Inoltre, altre modifiche che siamo andati a fare in accordo, insomma, discutendo con il concept artist, che comunque tendenzialmente vi dà il concept, sì, però è a contatto con voi, potete parlarci, potete discuterne. Abbiamo riflettuto per esempio sullo spessore della lama. Spessore della lama poteva essere ingombrante sia a livello, una volta modellato, abbiamo visto che poteva essere ingombrante a livello di proprio composizione completa del proprio stesso, e anche che l'elsa poteva essere un po' troppo corta, considerando che è uno spadone. Abbiamo per le mani un oggetto particolarmente imponente, quindi vogliamo che abbia il suo carattere e le sue dimensioni belle, belle pompate, belle definite. In più, altri, diciamo, questi sono tre tipi che vi sto presentando adesso di cambiamenti. Cambiamenti estetici in accordo col concept, quindi appunto lo spessore della lama, cambiamenti dettati dal funzionamento, quindi appunto l'elsa con le sue appendici che non sporgono così tanto come il concept inizialmente prevedeva, e la traslazione di questo ingranaggio che è un po' più pronunciata rispetto a quella inizialmente prevista, un po' più, non tantissimo. Altro cambiamento che ho fatto, anche questo sempre se ne discute ovviamente con il concept prima per avere la sua approvazione, notiamo che in front abbiamo questa decorazione, questo perno di questo ingranaggio, ok, sferico, semisferico, con questi due tubi che vanno poi a congiungersi alla parte superiore e inferiore dell'ingranaggio stesso. Cosa vedo? Che uno di questi due ingranaggi, appunto, chiaramente trasla verso l'esterno e si sposta. L'altro ingranaggio sembra appoggiato, deduco che possa essere incastrato, però non ho informazioni che mi dicano come è appunto alloggiato questo ingranaggio all'interno dell'elsa. Allora, l'elsa l'ho modellata su ZBrush e l'ho modellata volutamente in modo da, sbagliato, volutamente in modo da creare un alloggio per i miei due ingranaggi. Ok? In modo tale che anche qui non ci siano compenetrazioni di alcun tipo, e facendo particolare attenzione a curare questa parte, anche se è nascosta, perché io, nel momento in cui questa spada si apre, io dentro riesco a vedere molto di più. Considerando che l'aprirsi e il ruotare è praticamente la cosa principale, la caratteristica principale di quest'arma, non posso non tenere conto della spada anche quando è aperta, tant'è che per esempio anche quando ho fatto le texture, quando l'ho modellata, ho sempre tenuto l'elsa visibile anche nella parte dove alloggiava questo ingranaggio qua, perché devo ragionare pensando già a tutti i movimenti che il proprio può fare. Parlando sempre dell'alloggio degli ingranaggi, notate che qui ho fatto dei cambiamenti. Dal momento che appunto non avevo informazioni in merito a come fosse incastrato questo pezzo, ho deciso di cambiare questo tipo di decorazione inserendone un'altra che è comunque coerente a livello stilistico. Non sto andando a rovinare o modificare con troppo impatto le forme proposte dal concept e neanche lo stile. Sto semplicemente interpretandolo in modo diverso, pensando a una cosa che magari lui potrebbe non aver pensato. Oppure posso fare questa modifica, oppure posso mettermi d'accordo col concept e
E lui si inventa che è incastrato perché è un legno particolarmente duro, particolarmente colloso, non lo so, cose da concept. Io mi sono inventato questi tre pali, giusto per... questi vengono, li ho fatti vincolare poi da un bullone, sempre per riprendere le forme che ho riusato in tutto il resto del prop. E poi ho adattato la topologia della mesh importata da ZBrush in modo che aderissero il meglio possibile questi bulloni. Dall'altro lato, queste possiamo nasconderle, dall'altro lato invece notate che ho tenuto questa decorazione. Perché? Perché non mi serviva a niente fare lo stesso processo che ho fatto di qua. Queste servono unicamente a saldare questo elemento all'elsa. Qua non ne ho bisogno, quindi non ho motivo di non riprendere lo stesso linguaggio estetico che ha usato il concept artist. Di più, visto che da reference vedo come è fatta la lama all'interno, mi faccio già un'idea di come sono stratificati gli elementi principali di quest'arma e vediamo che la lama sembra appoggiata o incastrata a questo ingranaggio con una piccola appendice che va ad agganciarsi ai perni e quindi lo vincola e permette la rotazione. Se noi lo guardiamo qui, da questa immagine, non ci piace tantissimo perché non ho un ritorno di questa forma dall'altra parte. Se lo avessi, andrebbe a rovinarmi la composizione dell'ingranaggio, che è figo, cioè è una delle parti caratteristiche e principali dell'arma, non posso andare a coprirla. Questa appendice non mi sembra sufficiente, quindi io ho deciso di realizzare la lama interna agli ingranaggi. Questo mi ha dato anche un po' più di spessore. Sono qui in controlli, sì. Mi ha dato un po' più di spessore inside rispetto a quello che è la mesh originale, e spessore di cui ho dovuto tener conto sempre quando ho effettuato la traslazione verso l'esterno per permettere la rotazione. È sempre un processo di penso alle caratteristiche che deve avere, penso alle cose che funzionano e alle cose che non funzionano. Se ci sono delle cose che non funzionano, posso andare a modificarle in modo coerente con la visione del concept, ma devo sempre fare dei passi sempre ricontrollare, sempre fare dei passi indietro per vedere se il mio lavoro ha in qualche modo ostacolato i miei precedenti cambiamenti. Faccio un esempio: la prima volta che ho modellato questa spada, avevo fatto la lama correttamente appoggiata sull'ingranaggio. Quando poi ho deciso di fare la lama separata, adiacente all'altro ingranaggio, mi sono ritrovato con il controllo già loccato con le sue traslazioni che usciva tipo qua. Quindi in rotazione andava a compenetrarsi, ho dovuto riaggiustare tutto quanto. È sempre una questione di fare, disfare e tornare indietro e ricontrollare. Per quanto riguarda questa decorazione, non solo l'ho tenuta, ma già che c'ero, visto che ho deciso di rendere questa lama un elemento a sé, e visto che l'unico elemento che la teneva fissa era questo ingranaggio, attorno, questo bullone attorno a cui poi la lama va a ruotare, ho deciso di proseguire questa forma, ok, che quindi va a compenetrare la mesh e mi torna dall'altra parte della lama. In questo modo è non serve a niente, praticamente, sembrerebbe, però aggiunge quel pizzico di realismo in più. La spada è più vincolata, la lama è più vincolata all'ingranaggio a cui deve infatti stare attaccata. Se questi elementi non ci fossero, potrei avere l'impressione che la lama possa ruotare su se stessa, non può farlo perché è loccata, ma possa ruotare su se stessa indipendentemente dall'ingranaggio. Questi elementi che io vado ad aggiungere sono coerenti con la decorazione, che in questo caso non sono andato a modificare visivamente, sono soltanto andato ad aggiungergli un significato in più. Quindi,
leggo e interpreto continuamente le informazioni del concept e le rielaboro, sempre rispettando però la filosofia e delle forme e delle proporzioni che vengono proposte. Questa è la prima cosa. Quasi sempre, quando avremo a che fare con reference provenienti da un concept artist, al di là del fatto che io adesso, appunto, ho fatto delle modifiche al modello, quindi ovviamente non è coerente con la reference, ma capiterà sempre che le reference principali, front e side, non combacino perfettamente, e non è neanche una cosa che possiamo pretendere. Le nostre combaceranno perché, grazie, cioè, facciamo il modello 3D, quindi siamo noi che vediamo effettivamente la dimensione reale, il proporzionamento corretto e effettivo di quello che il concept artist disegna. Lei deve soltanto disegnare e comunicare velocemente quelle che sono le sue intenzioni stilistiche. Poi sta a noi aggiustarle. Ok, possiamo vedere se... Vediamo. Cos'altro posso dirvi? Niente, possiamo vedere rapidamente come ho modellato alcuni di questi pezzi. E come evitare magari delle, in particolare su forme tipo queste, degli shading particolari, bruttini, che si verificano spesso con forme curve e che necessitano di loop di controllo, di loop di controllo, loop di sostegno, che irrigidiscano la struttura, la mesh nei punti giusti in modo da non creare strane variazioni di shading che non voglio assolutamente, che potrebbero poi essere un problema in texture. Quando inizio a modellare un prop, partendo dalle reference, questo posso nasconderlo, tendenzialmente si comincia dal front, quasi mai dal side, vado con un piano a cui tolgo le sue suddivisioni perché non le uso. Ok, me lo ruoto di 90, frizzo, vado a posizionarmelo più o meno al centro. Mettiamo questo, ok, me l'ha messo? No. Vabbè, non ho suddivisioni, giustamente. Ok. Inseriamo subito un edge centrale e allora qui dipende da voi. Si può lavorare subito in simmetria tenendo conto di entrambi i lati oppure ragionare soltanto su metà dell'elemento e poi mirrorare, scala meno 1, sta a voi insomma, con il metodo che preferite, uno vale l'altro, bene o male. Andiamo a iniziare a identificare le forme della mia spada. Mi piazzo subito qua. Questo non è venuto su dritto, ok. Allora, e ci mettiamo in X-ray e comincio a vedere, ho scelto il lato sbagliato, tra l'altro. Ok. Anche qui vedete la lama. Ok, che è scheggiata, però cioè, in teoria dovrebbe essere simmetrica, non lo è. Cosa faccio in questi casi? Posso decidere di seguire una delle due metà e l'altra verrà da sé, e poi eventualmente aggiustarla dopo, oppure già fare una specie di mediazione. Per esempio, portiamo questo più esatto centrale. No, scherzavo, questo qui è bruttissimo. Ok. Cerchiamo di mantenere, tra l'altro, i vari edge loop che andiamo a mettere il meno storti possibile, perché questo poi causa un sacco di fastidi, per lo più visivi, all'interno della nostra mesh. Abbiamo le nostre facce, abbiamo messo i nostri edge loop, andiamo a
arrotondare la nostra forma per seguire quella della parte centrale della nostra lama. Ok, esempio qua. Qua è stata fatta una deformazione concava, che da questo lato non vedo. Questa è dovuta, mi comunica il concept artist, da questa scheggiatura qui. Non è neanche detto che questa linea sia realistica, è soltanto per farmi capire quanto ha impattato sul volume della lama questo tipo di scheggiatura. Volendo, io posso tranquillamente far finta che questa scheggiatura per il momento non ci sia, perché saranno dettagli che si aggiungeranno dopo. Intanto facciamo la lama normale, completa. E mi sono dimenticato cosa stavo dicendo, scusatemi, sono mega in ansia. Ok. Allora, continuiamo. Vi spiddo un pochino. Tolta l'Elsa che appunto ho fatto su ZBrush, arriviamo a una situazione in... No, sono già troppo avanti questo. Ok, eccola qua. Arriviamo a questa situazione qui, microscopica. Ok, abbiamo definito soltanto i volumi principali delle nostre forme, soltanto gli edge loop che ci servono per definire la forma nel modo più corretto possibile, ma senza troppi dettagli. Cerchiamo di stare con una topologia il più asciutta possibile in modo da controllarla meglio, anche in vista delle UV di cui andiamo a parlare tra pochissimo. Anzi, in realtà, vi dico onestamente che il main focus di questo workshop è sulle UV, in particolare per i ragazzi di game che non le vedono. Quindi, tutto sommato, spiegato l'approccio che si deve tenere nei confronti di una reference e di un concept, passerei subito alle UV se non avete domande su modellazione o curiosità su alcuni pezzi. Posso? Discord? Sono da solo? Non vedo più il tipo. Ok. Va bene, passiamo alle UV. Tutto, sono qua. No, Ah, ok, scusami, ti ho persissimo. Ok. solamente che esco fuori dalla conferenza perché così non Ah, c'è il mio ok, riquadrino. giusto, giustamente, fatto bene. Grazie. Sì. Ok, allora, qua manca un pezzo, tra l'altro, va bene. Allora, cosa sono le UV? Le UV sono la traduzione di un oggetto tridimensionale in un piano 2D, aperto in modo tale che, richiudendosi, vada a comporre il nostro modello iniziale. Come l'ho spiegato, avete capito? Ok, perfetto. qualcuno di voi di CG ha sicuramente già visto Marvelous. Marvelous funziona esattamente in quel modo lì. Semplicemente lì si parte a costruire dalle UV, e si ottiene poi il modello che viene simulato. Qui le UV andiamo a farle noi, apriamo l'UV Editor e vediamo che probabilmente questo affare non è frizzato. No? Che problema ha? Ah, giusto. Ok. Ho attivato questo qua. Questo è il checker. È uno strumento che mi permette di disporre una texture fittizia, temporanea, sulla mia mesh. È una texture a quadri. Il suo funzionamento qual è? Mi spiega quanto è strecciata la mia mesh nelle sue varie facce. Vi faccio un esempio. Prendiamo questo. Questi elementi qui non hanno le UV fatte. Ops. Ecco, questa è l'UV fatta in automatico da Maya di questo nostro bel pezzo. Fantastiche. Se noi andiamo a mettere l'UV checker, è un disastro apocalittico. Se andiamo a metterla invece
su questi elementi che hanno già le UV fatte, vedete che tutto è bello uniforme. Ok? Questo è l'obiettivo che noi dobbiamo. Ok, qui non si vedono neanche. Questo è l'obiettivo che noi dobbiamo tenere. Faremo particolare attenzione poi, e vi mostrerò anche su Substance come l'ho trattato magari, questo elemento qua. Perché questo, essendo un elemento più organico, è un po' un panico da gestire a livello di UV. Mentre invece vi farò vedere che quasi tutti gli elementi Art Surface sono molto facilmente gestibili una volta capito il concetto che sta dietro le UV. Non c'è niente di assurdo, di complesso e tutto sommato neanche troppo noioso. Non è, diciamo, la parte di pipeline più divertente del mondo, però è necessaria assolutamente, sia che voi siate modellatori all'interno del posto in cui andrete a lavorare, sia che banalmente facciate un progetto per voi. Perché se volete fare un modello per voi stessi e poi fargli le texture senza UV non andate da nessuna parte. In più, chi di voi finirà in tesi e nella vita a fare modellazione prop dovrà curarsi delle UV, perché è colui che modella il prop e gli asset che si occupa delle UV. Ok, come si fanno le UV? Prendiamo. Il nostro gruppo di cose scomparse. Togliamo il checker per il momento perché mi dà soltanto fastidio. Facciamo un modello un attimo più completo perché le UV si fanno al termine di tutto, quando sono già stati messi i bevel, quando è già stato tutto quanto smuttato. La nostra geometria deve essere definitiva. Andiamo ad aggiungere alla lama un paio di ma anzi, in realtà ve la faccio direttamente da qua. Gli mettiamo le UV automatiche, la rompiamo un attimo. Delle texture. UV editor. Ok. No, non è vero. Ok. Allora, quando fate le UV, aprite l'UV editor, partite sempre dal camera based. Quello che ho sempre usato dal primo giorno in cui ho visto le UV, non ho mai sentito il bisogno di usare un altro metodo perché effettivamente è molto valido. Inoltre vi dà il vantaggio di poter disporre la vostra mesh un po' come volete in base alla view della camera. Se io adesso rilancio le UV, me le metto un po' meglio, ok, sono un po' più comprensibili. Ok. Devo iniziare ad aprire questo modello in modo tale da conservare la struttura a quadri il più uniformemente possibile. Vedete che già qui comincia a essere un po' storta, va un po' in su, alcuni quadrati sono più strecciati, alcuni sono più uniformi. Allora, usiamo quasi sempre i bevel come indicazione per dove andare a piazzare l'UV. Tolgo questo, se no divento pazzo. Usiamo quasi sempre i bevel. Comodità grandissima, tra l'altro, dell'UV Editor. Andremo a lavorare sempre con Edge e UV Shell. Le UV Shell ve le faccio vedere. È morto il microfono? No, ok. Gli Edge possiamo selezionarli anche da viewport e quindi nonostante abbiamo la comodità del camera based, comunque possiamo ruotare intorno alla nostra mesh a seconda di dove vogliamo andare a fare i tagli. Usiamo i bevel come guida perché? Perché sono dei cambi di piano, sono dei punti in cui aspettate, ok, non vi ho detto una cosa. Quando noi andiamo a tagliare il nostro modello lungo i bordi che vengono tagliati, avremo le texture che si interrompono. Da oltre il taglio cominciano a ripetersi. Cosa vuol dire questo? Vi faccio vedere l'elsa della spada perché lì è particolarmente evidente. Dove l'ho messa? Ok. Se noi mettiamo il checker qua. Vedete che il mio taglio dell'UV, che è lungo questo edge,
determina il fatto che il checker e quindi anche le texture qui verranno interrotte e riprenderanno con un pattern che potrebbe non essere perfettamente coerente, nel senso che no, niente, non posso farlo. Nel senso che appunto questo quadrato non è completo, eccetera. Qua ho un taglio strano che ho dovuto fare perché non trovavo un metodo migliore. Quindi dobbiamo pensare che appunto le nostre texture si resettano, diciamo, a partire dai tagli. Torniamo all'ELSA e togliamo questo. Shift tasto destro. Abbiamo il cut, l'unfold, che non usiamo adesso, e lo stitch together. Questi saranno i nostri tre migliori amici quando parleremo di UV. Procediamo con il primo cut, tasto destro senza shift, e andiamo in modalità UV Shell. Vedete che il mio cut ha letteralmente tagliato le UV della mia mesh in due. Questo è il back e questo è il front. Ok. Cosa devo fare io per avere, cioè questo taglio ovviamente non è sufficiente. Questo V è tutta storta. Come raddrizzarla, come rilassarla? C'è letteralmente il comando unfold. Il comando unfold rilassa la vostra V-shell. Viene una schifezza, quindi dovrò fare dei tagli in più, necessariamente. Il nostro obiettivo è raggiungere con l'unfold, con le UV shell il più rilassate possibile, diciamo, le mesh devono essere più rilassate possibile in modo tale che l'UV checker mi dia un pattern quadrato il più regolare possibile, perché quello mi determina regolarità in texture. Allora, tolgo di nuovo questo. I cambi di piano sono i punti in cui appunto andiamo ad agire sulle nostre mesh. Però in questo caso vediamo che il problema è un altro. Questa è la scheggiatura, una delle due scheggiature che la lama ha e che io ho fatto. Le UV devono ovviamente tenerne conto. Vediamo che con il taglio che ho fatto si passa direttamente in mezzo, mentre qui ho due comodissimi bevel che ho fatto, che è un peccato non usare. Quindi, come riunire questi elementi che sono stati tagliati? Tutta questa parte, questa sotto e questa sopra, al di là di questa, ci va benissimo. Vogliamo che sia qui in mezzo. Mentre da questo punto a questo punto, stitch together. Stitch together riappiccica i tagli che avete fatto. Andiamo a prenderci questo, che è un piccolo loop che termina qua. Prendo anche questo e arrivo qua. Torno in UV Editor. Le prime volte sarà un po' un casino, probabilmente, a vedersi. Dopo un po' ci prendete la mano. Poi io ho anche avuto sono riattaccata, ecco, anche perché magari. Cut, mi ha perso la selezione. Cut, UV shell. Adesso ho tre pezzi. Ho anche questo qua. Questo pezzo, probabilmente, vedendolo, so già che in texture sarà magari rovinato con un po' di noise, magari anche un filo di displacement, che cos'è? Tutto sommato, anche se ha una forma un po' strana, non mi disturba più di tanto. Per il momento la posso anche lasciare così. Posso fare una verifica con l'UV. No, adesso non mi serve niente. Scherzavo. Proviamo a riunfoldare questa e vediamo che comincia a comportarsi un po' meglio, ma c'è questo di cui tener conto. Facciamo la stessa operazione senza necessariamente andare a riattaccare questi pezzi, possiamo anche semplicemente prendere questo loop, andiamo da qui a qui, no, non è vero, dove sono?
Andiamo. Ok, da qui io a qui, ho fatto il bevel un po' largo, ma va bene. Ok, mi prende già tutto il loop, bravissimo. Avevo pure sbagliato. Facciamo così. Cut. Questo lo mettiamo di fianco al suo amico scheggiato. Unfold. E adesso, in teoria, questi due pezzi dovrebbero comportarsi bene. Ok. Un po' tutto quanto storto. Abbiamo tutta la tab dei tool qui. I tool principali stanno in... dove stanno? In trans... li ho persi. Scusatemi. Ok, qui in arrange e layout. Allora, possiamo orientare le nostre shell, ce le orienta in modo automatico o in orizzontale o in verticale. Decide lui quando e cosa fa tutto Maya, decide quello che gli pare. Abbiamo vabbè, tutti questi altri li possiamo anche vedere dopo. Possiamo girare questo. Abbiamo le nostre UV shell apparentemente funzionanti, questi tre pezzi. Qui vedete che ce n'è uno in più perché questa possiamo anche risolverla come cosa. Qui il taglio è rimasto, posso tranquillamente reintegrarlo, non è vincolante che sia necessariamente tagliato a metà. No, un foldo sbagliato. Stitch together. Unfold e via. Ok. Passiamo direttamente magari a una. Ok. Allora, tolta la lama che adesso vi metto qui. Ah no, giusto. Cosa da fare assolutamente prima di controllare che le UV vadano bene è se il checker risponde correttamente. Porca miseria, ok. Risponde correttamente all'applicazione sulla mesh. E direi che tutto sommato si comporta bene in ogni suo punto. Ovviamente non sarà mai preciso al 100% già soltanto per il fatto che abbiamo degli elementi curvi. Ok. Però la logica delle UV fondamentalmente è tutta qua. Proviamo a vedere con un altro pezzo, magari questo qui semplice, poi magari facciamo anche l'ingranaggione. Allora, parto sempre, le ho già fatte, non ce ne frega niente, le rifacciamo, sempre camera based. Togliamo l'UV checker, se no ci acceca. Cambi di piano. Posso usare questo bevel. Tagliare. Ripetere la stessa operazione dall'altra parte. Ho scelto proprio il pezzo attaccato, maledizione. Tutto bene, state capendo tutti quanti? Tutto, ci sono dubbi? Dai. Ok. Unfoldo, viene fuori su sta schifezza. Perché? Perché viene fuori su sta schifezza? Perché non mi ha preso alcuni tagli. Che tagli mi ha preso? Ah no, è un altro questo. Porca miseria, scusatemi, sono. Ok, eccoci qua. Andiamo in isolated. Tac. Ok.
già a posto. Vabbè, spoiler. Cosa vogliamo noi dall'UV? Allora, visto che dobbiamo disporre su un piano tutte le facce della nostra mesh e dobbiamo fare in modo che queste siano il più rilassate possibile, e sappiamo che a ogni taglio la texture comincia a ripetersi e quindi avremo delle discontinuità visive, anche piccole, facciamo in modo di, come vedete, avevo già posizionato qui il pezzo quando ho fatto l'invio a suo tempo, cerchiamo di ridurre al minimo i tagli. Cosa vuol dire? Non posso sicuramente, allora questo lo stacchiamo, non posso sicuramente fare una cosa di questo tipo, decidere di magari sticciarla questo qui, perché anche se lo unfoldo fa schifo. Se io lo guardo qua, mi crea un sacco di deformazioni brutte. Però posso ragionare, posso fare due ragionamenti. Il primo è tenere tutte queste facce qui che hanno sezione cilindrica, però sono più o meno sullo stesso piano, ok? Approssimativamente, non è proprio corretto, però potete vederla in questo modo. Queste, quindi, come avevo fatto prima, possiamo tenerle tutte attaccate tra di loro. Non serve che andiamo a tagliarle nonostante ci sia un bevel tra una faccia e l'altra, perché vediamo che nonostante tutte queste facce giacciano su piani diversi, comunque si comportano bene, anche se sono tutte quante unite. Visto che devo ridurre al minimo il numero dei tagli, andrò a congiungere dove posso, ovvero in una sezione sola, le facce frontali e dietro della nostra mesh. Dove lo faccio e come? Non c'è un vero modo giusto. Tendenzialmente si ragiona a favore di camera. Per esempio, se io so che, oppure ho in mente che il mio asset verrà renderizzato da questo punto di vista, ok? Visto che devo necessariamente fare almeno un taglio, almeno un taglio lungo questo edge loop qua, lo vado a fare esattamente dall'altra parte, lo vado a fare qua, perché non si vede. Ragiono sempre in questo modo qui. Dove c'è ripetizione di texture, sto di Sì, ripetizione di texture, storco un po' il naso, mi sposto dall'altra parte, semplicemente ragiono a favore di camera. Non cambia assolutamente niente se io faccio il taglio qua, invece, cosa ho fatto? Invece che qua. Ok, non cambia assolutamente nulla, è soltanto un vantaggio per voi averlo dall'altra parte quando appunto avete il render da questo punto di vista. Ok, vado poi a congiungere sempre, pensando che il mio render venga fatto da questa prospettiva qui, allora devo scegliere sicuramente il taglio o qui, o qui me lo devo tenere. Prendiamo questa e congiungiamo con un unfold, eh sì, con un unfold, con uno stitch together le nostre facce. Avete visto che ho semplicemente selezionato gli edge loop, cioè questi edge su questa UV shell. Ora sono unite, ma li avevo selezionati soltanto su queste. Lui ha capito da solo dove mettersi, perché vedete che se seleziono un edge, Maya capisce automaticamente, cioè mi fa vedere istantaneamente dov'è il suo corrispettivo. Questi due nella mia mesh 3D sono attaccati, nelle mie UV non possono esserlo perché altrimenti si deforma tutto quanto. Quindi, quando andiamo ad unire le nostre UV shell, possiamo semplicemente selezionarle solo da un lato, stitch together, lo
lo orientiamo malissimo perché gli automatismi di Maya sono un po' magici e farlocchi, lo giriamo un po' così e poi tra poco vi spiego anche il senso di come girare le UV e come organizzarle. Abbiamo quest'ultimo pezzo è questo, sono le facce interne del... diciamo la cavità del nostro bullone. Vedete che c'è già un taglio. Se questo taglio non ci fosse, stesso ragionamento, vabbè, sì, stesso ragionamento delle facce esterne. Se questo taglio non ci fosse, avremmo una situazione di questo genere. Che in realtà non è neanche male, perché è così bella. Non dovrebbe essere così bella. Mettiamo l'UV checker e speriamo che faccia schifo. Fa schifo, infatti, dai. Quindi il taglio ci serve per forza. Anche qui. Oddio, ho nascosto tutto. No. Basta, non lo sapremo mai. Anche qui, comunque, avendo sott'occhio il nostro bullone che a voi verosimilmente non sarà scomparso, andremo a posizionare il nostro taglio. Basta, è finito. Non posso più fare niente. Qui giace il nostro bullone. Andremo a posizionare il nostro taglio in modo tale che visivamente rompa le balle il meno possibile. Poi è anche vero che questa è una cavità dentro cui c'è un chiodo, quindi non si vedrà nemmeno. Allora, queste sono tutte le UV, che però vediamo in un file in cui non erano distrutte. La vediamo qui. Sono tutte le UV fatte correttamente del mio prop. Ok. Vedete che sono organizzate all'interno di questi quadrati. Ognuno di questi quadrati è una UDIM. Allora, cos'è effettivamente una UDIM? Allora, quello che serve sapere è sostanzialmente che bisogna fare due discorsi separati. Nel caso di un asset, un modello per il game che deve essere pronto per l'engine, 99% tutte le mie UV shell dovranno stare all'interno di un'unica UDIM. Ok? Quando invece faccio progetti personali, faccio cose che non richiedono un'ottimizzazione così ferrea, posso dividere le mie UV shell in base al materiale. Qui, adesso non mi ricordo neanche che materiali avevo. Cioè, in base a cosa le avevo divise, allora, ok, qui c'era la lama, qua c'era l'elsa, quindi legno, acciaio, gli ingranaggi principali che mi vanno a sostenere la lama stessa, questi dischi interni, puramente decorativi, che vediamo se seleziono quello giusto, ok, tutte queste sono decorazioni, sono queste decorazioni qua, ho deciso di metterle tutte quante nella stessa UDIM, questa, 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 perché verosimilmente avranno appunto lo stesso materiale, un po' per coerenza e un po' perché ok che possiamo fare una UDIM per materiale, non è che possiamo metterci a farne 500 milioni. Ok, qua abbiamo messo tutti, mi pare, i cubi vari di ottone, giusto? Per cortesia, Maya. Vabbè, non mi seleziona le cose che voglio. E qui tutti i bulloni. Vedete che tutte le UV shell stanno all'interno della loro UDIM e quindi, appunto, in base a quello che ho deciso io, andranno a rappresentare ognuna un materiale. Andranno ad avere ognuna un materiale. Però occupano il massimo spazio possibile all'interno della UDIM. Questo perché? Perché c'è un parametro che è questa, la texel density. La texel density, detta nel modo più potabile possibile, è la quantità di pixel che c'è nella vostra texture. Quindi ne volete il massimo possibile. Ne volete il massimo possibile, ma deve esserci sempre coerenza tra i vostri pezzi. A livello di texel density. Vi faccio un esempio. Con get
Il programma mi dice qual è la texel density di questa UV shell. Vado a controllare questa, get, e vedo che è poco differente. Cioè, questo errore qui è un errore proprio dato da Maya. Io, se per esempio per sbaglio scalo questa enorme, prendo 442, che schifo, voglio che torni al mio 102. Il programma si è preso il 102 grazie al get, seleziono questa, set. Facile, facile. Ok. Dai, che palle! Che cazzo, non era ancora successo, giustamente. Bravo Maya. Non inviamo il rapporto perché non frega niente a nessuno. Grande, fantastico, non poteva non succedere. Abbiamo finito. Sì, adesso dico giusto le ultime due cosette. Che non mi ricordo più perché il crash ha fatto crescere anche me. Cos'è che dovevo dire? Qualcosa di importante sicuramente. Maya. No. Per favore, Maya. Lo sopprimo in modo brutale. Posto? Oh. Bene. Adesso aspettiamo. Bro. Il workshop finisce qui. Spazio alle domande. No, allora, vi faccio vedere una cosa. Non so, non ho ben chiaro come. Adesso mi invento un modo. Allora, vediamo. Finisco di farvi vedere com'è strutturato l'UV Editor. Porca miseria. Però da qui è scomodissimo, non si può lavorare in queste condizioni. Allora, d'accordo, facciamo così. Credetemi sulla parola. Nell'UV Editor, nel tab dei tool dove stava la line o l'oriente, non mi ricordo neanche più come si chiama, quello che raddrizzava la mesh, lì trovate anche un comodissimo tool che si chiama Stack and Orient Shell. Stack and Orient Shell vi raddrizza tutte le shell, ve le raddrizza nel senso alcune saranno così, alcune così, per forza, perché Maya fa quello che vuole, e ve le raggruppa tutte quante in un unico in un unico punto. C'è un... che cacchio, che non mi ricordo dov'è. C'è anche un tool che vi organizza il layout automaticamente all'interno di una singola UDIM. E quello è molto comodo. Problema di quello, che non mi ricordo precisamente il nome del tool, però è abbastanza intuitivo quello che... Cioè, il nome descrive la funzione. Problema di quello: tendenzialmente, per comodità e per sanità mentale del texture artist, si tende a gestire il layout delle varie UV shell a mano, perché gli automatismi di Maya mettono le robe dove vogliono. Vuol dire che io posso avere, come prima avevo la faccia del bullone, le facce di contorno, diciamo di contorno, e la faccia posteriore. Erano separate dalla cavità interna, dal loop interno. Quel loop può tranquillamente mettermelo da un'altra parte, piccolissimo, invisibile e non so più dov'è. Tendenzialmente si cerca di limitare l'utilizzo di quel tool a oggetti che bene o male sono tutti quanti simili, tipo tutti i bulloni, lì ho usato il tool per il layout automatico. Me li ha raggruppati tutti quanti e poi sono andato ad aggiustarmeli in modo da avere disposto tutte le facce principali, tutte le facce secondarie e via dicendo. Organizzate nel modo migliore possibile perché all'interno di ogni singola UDIM noi vogliamo occupare il massimo spazio possibile per avere la maggior texel density.
Questo significa che dobbiamo ottimizzare al meglio gli spazi. Se c'è un angolino vuoto e una delle nostre viscelle starebbe bene un po' più in giù, la mettiamo un po' più in giù, perché così possiamo prendere tutte le viscelle, è importante che siano tutte per mantenere la coerenza della texture density tra di loro, e scalarle un pochettino. Magari non cambia tantissimo, però quel piccinino di texture density in più schifo non fa. Bene, secondo me basta. Ci sono domande? Signor Discord, signor pubblico. Ragazzi su Discord, se avete domande, questo è il vostro momento. Aspettiamo un attimo, vediamo un po' se qualcuno ha domande. Voi tutto a posto, tutto chiaro? Prego. Allora, era mia intenzione in realtà portarvi anche le UV di un personaggio organico, non ho fatto in tempo a farlo, però vi faccio vedere velocemente. Che domande ti hanno fatto che Ah sì, ho scusami, scusami, hai visto. ragione, giusto, me l'hanno anche appena detto. Mi hanno chiesto come si trattano le UV per elementi organici. Vi farei vedere se potessi anche sta benedetta Elsa, ma Maya ha deciso che... Dove cazzo è Maya? Vabbè, niente, ve lo faccio vedere da Substance, mentre si apre Substance, faccio vedere che... Queste alla fine non ve le ho portate, ma non mi sono sentito neanche troppo in colpa perché bene o male... Hub, cosa ho scritto? Ok, bene o male, il ragionamento che si fa è sempre questo. Si fa tendenzialmente, parlando della faccia principalmente, si fa... Vabbè, Pinterest, ok. Si fa un taglio più o meno da qui, da dove iniziano i capelli. Fino a dove finiscono sostanzialmente. Le orecchie sono elementi a parte e hanno tendenzialmente vengono modellate con un edge loop intorno a loro che permette di rimuoverle tranquillamente. Questa forma di organizzazione delle UV è abbastanza standard per tutti i personaggi organici, cioè per chiunque abbia una testa e un collo, vedrete un'organizzazione di UV di questo tipo. Faccio vedere la spada di nuovo. Faccio vedere la questione dell'Elsa in texture. Grazie. Allora, il nostro Substance nella vista 2D. Queste sono le UV dell'Elsa e giuro che sono ottimali, però hanno questa forma disgustosa. Questo mi determina, essendo una forma organica, che ho per forza dei tagli abbastanza visibili. Sono fortunato perché da concept il legno di questa spada era molto lucido e quindi col lucido intanto copriamo un po' tutto e perché... Il taglio della mia UV si vede molto poco perché sono stato molto bravo a coprirlo, ma sarebbe più o meno qua. Se vi faccio vedere, se tolgo questo, Substance se ne sbatte. Ah no, ho tolto un'altra cosa. Dov'è? Eccola qua, ok. Lo trovo prima o poi, ecco. Qui si vede tantissimo, si vede il taglio delle UV. A seconda della texture che ho, io tra l'altro c'avevo pure sto legno con queste venature, ho cercato di ruotare, di modificare il pattern delle venature in modo che si congiungesse in questo punto nel modo più coerente possibile. È ovvio che se uno col render, col cannocchiale va lì, mi sgama subito, lo vede che c'è un taglio enorme. Però... Tendenzialmente questo è il modo migliore in cui noi possiamo nascondere le cose e tutto sommato, appunto, se uno non è stronzo e non va a vedere a tutti i costi, non si accorge che qui c'è il taglio. Stessa cosa, un altro taglio dovrebbe essere da queste parti, però
Però appunto il fatto che non si vedono ci fa solo che piacere. Quale avevo tolto prima? Questo? Sì. Qui. Dov'è? Eccolo, ok. Ok, qui in realtà è gestita un po' peggio a livello di pattern, però se metto. Vabbè, ho queste cosine orribili. Voi non vedete il mio mouse? Sì, lo vedete. Ho queste cosine orribili. Devo anche farmene un pochino una ragione. Eventualmente, se proprio sono così dedito ai dettagli e devoto alla cura per i particolari, posso andarmi a pentare a mano la fine del pattern. Però in realtà, cioè, guardandolo è anche verosimile. No, per niente non è verosimile. Zero, assoluto. Vabbè, ci sono soluzioni comunque, si possono mascherare in qualche modo. Tutto sommato, per essere una forma relativamente complessa, questa essa, e per avere delle UV che appunto hanno una forma che intimorisce abbastanza, sono gestite abbastanza bene. Ho risposto? Dai. Discardiamo. Discord ti fa i complimenti e non mi pare che ci siano altre domande. Una collega lei. D'accordo, va bene. Se non ci sono domande, fuori dalle balle, vecchi. A tutti a casa. Dai.